in Veneto rapidamente e dalla ideologia. Qui il problema è il rispetto delle persone. Siccome in Italia chi guadagna 450.000 euro o 200.000 euro sono pochi, la più parte delle persone guadagna 1.000-1.200 euro. Quindi non puoi parametrare l'euro su quelli che guadagnano molto, che quanto più guadagnano possono anche più pagare di tasse. Se uno guadagna 1.200 euro e paga il ghiacciolo 5.000 lire, non funziona. Cioè il rispetto di chi guadagna poco vuole che ci sia qualcuno che ti dice il pane, il ghiacciolo, le fragole non possono costare più di quello che costavano prima. Quindi lui si sbaglia, perché l'economia non è fatta di astrazioni, è fatta di persone che non guadagnano un cazzo e devono buttare i soldi a comprare della roba che non vale nulla. Non posso pagare acqua 5.000 lire. Allora il punto è quello, lo farà la politica, lo farà. Ma lui ti dice chi che fa, non dipende chi dall'euro. Prende 1.200 euro, lui ti dice che non dipende dall'euro. 0,20. No, dipende dal fatto che non c'è lo Stato. C'è uno Stato di coglioni, ci abbiamo Alfano. E qua ci siamo. Vedi che su questo... Ma che Stato è? Uno Stato di inefficienza. Lo Stato deve dire, guadagni 1.200 euro, gelato gratis, pane gratis. E io non sono comunista, ma non posso capire come cazzo... Come, scusa, se un libro costa 0,99, perché deve costare 2 euro, c'era prima il ghiacciolo, o 1,50 euro il caffè? Perché? Allora, se un libro costa 0,99 e lo fa un privato che è lo Stato, perché in quel momento difende la lettura come crescita culturale delle persone, chi guadagna 1.200 euro non può pagare un ghiacciolo più di 500 lire. Ritorno all'aiuto di Stato per i poveri. Poi i ricchi, non me ne importa un cazzo dei ricchi, paghino anche 2.000 lire. Compriamo i ghiaccioli ai più poveri. Ma non è così. Ma no, è così. Non c'entra nulla con l'euro, ma... Cambierà i prezzi per la gente che non ha soldi. Rondolino, mi tocca rifare il comunista, mi fa schifo, non va, che noi parliamo, non va, che noi parliamo di questa cosa, diciamo, ma in Inghilterra, la Gran Bretagna, non capisco niente, no, fatemi dire una cosa veloce, sono d'accordo, facciamo questo discorso, dice, ma in Gran Bretagna, no, ma la Gran Bretagna, Vittorio, c'è la sterlina, non c'è la liretta, noi veniamo da, ma noi non ci dimentichiamo che cosa eravamo, neanche un monetologo, aspetta, ci dimentichiamo che cosa eravamo, la violenza con cui tu paghi, ma i prezzi vanno avanti perché c'è il libero mercato. Io la Corea del Nord, pago il caffè 1,20 euro, 2.400 lire, e pago il giornale 2.500 lire, non poi non leggo più. No, ma sei accorto? Vittorio, no, non scusi, avevamo la sterlina, avevamo la liretta, sì, no, volevo... che era un pezzo di carta che veniva stampato a quintali dalla zecca dello Stato e che non valeva niente, cioè con le nostre lirette, non lo devi fare zitto. Mi sta sul cazzo questa cosa. Ma stai buono. Queste lirette che noi stampavamo, il fatto costa 1,30 euro. Senti cosa dice, perché il modello di scambio, il modello dei noi è semplicissimo: tu ti compri una stampante laser, stampi le lirette con i soldi del Monopoli e con questi paghi, appunto, regali ghiaccioli a tutti gli italiani, no? Puoi anche nazionalizzare la Fiat con questo sistema, come alcuni compagni pensano. Dopodiché varchi il confine, cosa guadagna questo mese? 5.000 euro, 6.000 euro, chi guadagna 5.000 euro di basta, voi? Basta, ma che cazzo, quelli non puoi far pagare la gente. Il confine è questa liretta, scusate, vi prego, è da dimostrare che quello che dice Vittorio Sgarbi, mi dai la telecamera, abbassi i microfoni, grazie, è da dimostrare che quello che dice Vittorio Sgarbi, che è sacrosanto, che oggi c'è una enorme diciamo discrasia tra gli stipendi, no Gozzi, e il costo dei beni anche primari, questo è un problema sicuro. Il problema è collegare questo all'arrivo dell'euro, oppure ancora meglio dire che tutto questo passerebbe tornando alla lira. E su questo credo che ci sia qualche dubbio in più.